Carissimi telespettatori, buongiorno, ben ritrovati per questa seconda parte di Casa Chalet. Questa mattina, come abbiamo già annunciato con un post, sono in compagnia di Augusto Di Meo, un fotografo che la mattina del 19 marzo di 25 anni fa non ha scattato una foto con una macchina fotografica, bensì con i suoi occhi. Buongiorno, buongiorno. Allora, proviamo un po' a raccontare questa storia insieme. Direi, no? Io l'altro giorno già con il vicario generale provavo un po' a raccontarlo, Don Peppe. Certo, lo raccontavo un po', diciamo, per quello che lui è stato come sacerdote, quel fatto che quella mattina indubbiamente era quasi pronto per andare a celebrare, ma tu mi fai proprio la cronaca, cioè tu stavi là già da una mezz'oretta, sì, no? Perché eri andato a fare gli auguri a Don Peppe. Perfetto. Ecco. Quindi si è chiacchierato un po', un caffè. Sì. Niente, questa non è, credo, una storia, ma questa è la storia di un cambiamento, proprio di un territorio. E effettivamente io arrivai in chiesa alle 7, incrociai il sacrestano e chiesi dove stava Don Peppe. Mi disse che era appena arrivato e stava nello studio, quindi la festività è San Giuseppe, andai nello studio e ci facemmo gli auguri, perché non solo che... Reciproci, no, tu a lui per San Giuseppe. E quindi... restammo una ventina di minuti insieme a programmare anche diciamo la serata, perché poi la sera c'era un buffet, diciamo, in suo onore con i ragazzi della parrocchia. Vi avete organizzato pure una cenetta, no? Sì, cioè, avete parlato proprio della gioia di quella giornata, di festeggiare insieme papà e prete, no? Voglio dire, anche qui sono, dice, sì, un binomio importante nella comunità di fede. Sì. Esatto. E quindi niente, nulla lasciava presagire gli ultimi istanti, diciamo gli ultimi secondi. Io gli dissi: guarda, Don Pe, hanno ammazzato questo operatore ecologico, insomma un'altra vittima, diciamo, di questa guerra di camorra, vendette trasversale e quant'altro. E lui disse che bisognava pregare affinché il Signore, insomma... Cioè, le ultime parole che ti ha detto, sì, Don Peppe, sì, perché vi trovate spesso a parlare un po' del territorio, certo, di quello che accadeva. Certo, assolutamente. Noi sappiamo tutti che Don Peppe era in prima linea già da qualche anno, no, sui, sì, temi della camorra. Poi lui l'ha detto più volte, non riusciva più, insomma, a vedere questa uccisione continua anche di persone giovani, di, certo, ragazzi innocenti. Certo. Allora, anche quella mattina avevate parlato un po' di questo, questa... diciamo le ultime parole che ha detto Don Peppe. Disse che bisognava pregare. Non è che abbia presa quasi come se fosse, però oggi a 25 anni, a 20 giorni dal 19 marzo, credo che veramente sia avvenuto un miracolo, anche, diciamo, nel modo del nostro territorio. Il cambiamento c'è stato ed è stato fortissimo. E... avviene questo, però, che tu sei là con Don Peppe, siete usciti dallo studio, vi recate in sacrestia, c'è un piccolo corridoio che, certo, lega queste due stanze. A un certo punto entra qualcuno e chiede. Arriva il killer accompagnato dal sacrestano, evidentemente. Vabbè, come quando il mio sacrestano, cioè, mi presenta uno perché gli serve qualche cosa. Beh, mentre questo disse: chi è Don Peppe? Perché aveva visto due persone, quindi. Quindi c'eri tu e io, Don Peppe. Vicino a lui è questa Don domanda Peppe. Era chi dei due? Era Don Peppe. Chi è dei due, sì, Don Peppe? E quindi lui annuì con la testa dicendo che era lui, e questo a bruciapelo gli sparò 5 colpi in faccia e ricadde all'indietro, mi ricadde addosso, e a terra dopo pochi secondi c'era un lago di sangue, una cosa. Io lo chiamai Peppi, ma non era già morto, sì. Cioè, stata... solo che alzai gli occhi guardando verso la luce, dove all'ingresso della parrocchia, della chiesa, e vidi che questo si rimetteva, poi si riponeva la pistola nella cinghia, così si aggiustò la giacca con una normalità come ti voglio dire, bravo, sì. Ma magari uno di noi manco se desse uno schiaffo a qualcuno, no? Certo, dopo due secondi, cioè, stai così sereno e tranquillo. Assolutamente. Questo qua entra in pugno, sì, una pistola, voglio dire, abbiamo capito che forse non era manco convinto bene di chi fosse Don Peppe, che un altro, infatti, non lo voglio conosceva. Dire, ma magari, non so, un cenno l'avresti fatto tu, certo, perché ti prudeva la testa, oppure Don Peppe, come era vulcanico, dice: no, è lui, il fratello. È perché, per esempio, sì, a volte io scherzo in parrocchia, sì, no? Sì, uno entra, ma chi è il prete? Non lo capisco. Certo, io ho un ragazzo che mi fa un po' da segreteria e dico: ah, ma lui è il parroco, quindi non lo devo più dire. Non lo devo, sì, più dire. Sì. Perché è veramente stato proprio così. È assurdo pensare che uno entra e non capisce manco bene chi è la persona, quindi che cosa fa quella persona nella vita, e lo uccidi perché ti hanno pagato. E quello è quello che è successo quella mattina. Da quel giorno in poi è cambiata la vita, diciamo così, di tutti, ma anche la tua particolarmente è cambiata. Assolutamente. Ricordiamo, no, sei sposato con due hai figli, dei figli, certo. I figli adesso saranno più grandicelli, certo, allora erano
piccolini, 5-6 anni. 5-6 anni. Come cambia la tua vita? Cambia già da quella mattina, perché tu devi andare in questura. Vado in caserma, vado a denunciare dopo, diciamo, la morte. Passarono pochi minuti, mi portai presso la compagnia dei carabinieri di Casal di Principi, notiziai il piantone di intervenire perché c'era stato questo fatto così grave, gravissimo, ammazzare un sacerdote in chiesa. Poi dopo fui sottoposto a una sorta di scorta, diciamo. I primi giorni c'era una macchina militare un po' che ti accompagnava fuori ma diciamo negozio. Che in quei giorni tutta Casale, tutto l'Agro Aversano era militarizzato. Io mi ricordo che anche quando siamo andati ai funerali, cioè non c'era centimetro quadrato della strada che da Aversa porta a Casale che non fosse proprio militarizzata, cioè piena di carabinieri, polizia, mi ricordo c'era anche l'esercito, no? Sì, arrivò di tutto di più. Allora facciamo un attimo una cosa, in questi giorni, così prendiamo un po' fiato noi e poi continuiamo a raccontare, c'è anche un nostro amico Luigi Ferraiuolo che ha voluto scrivere qualcosa su Don Peppe, lui è andato un po' anche a rintracciare quello che è successo negli ultimi 25 anni, poi ne parleremo anche insieme a te. Vediamo questa piccola intervista che ho fatto l'altro giorno a Luigi e poi ritorniamo qui a Casa Chalet per parlare con Augusto che ha fotografato, come avete sentito, gli ultimi attimi della vita di Don Peppe e ha registrato anche quello. Le parole, bisogna pregare. In regia. Luigi, 25 anni fa qui veniva ucciso Don Peppe Diana, stasera siamo a Casale e tu hai scritto un libro su Peppe Diana, ma anche un documentario che andrà poi su in televisione, su TV 2000. Come mettiamo insieme questa storia fatta di immagini e questa storia fatta di parole? È una storia in realtà di immagini e parole e di emozioni, soprattutto quella di Don Diana, è una testimonianza in realtà. In greco si diceva una martiria, in realtà è un martire. È un martire perché, almeno per come l'ho ricostruita io, attraverso il documentario e il libro, che sono un unico progetto, che però racconta da un lato Don Diana, sacerdote, e dall'altro i frutti del suo sacerdozio e soprattutto del sangue sparso con il suo assassinio. Lui è un martire perché ha avuto il coraggio di raccontare ciò che gli altri non vedevano. Era il re nudo di Casal di Principe, come nella favola del re nudo, tutti elogiavano il re, tutti elogiavano il territorio e non si preoccupavano di quello che accadeva, lui ha visto e ha parlato. Quindi è stato un sacerdote normale, che però è stato normale perché ha fatto quello che il Vangelo gli diceva di fare. Non ha avuto paura, ha cercato di farlo insieme con tutti i confratelli e quindi ha condiviso con i confratelli questo lavoro, questo cambiamento di mentalità, questo nuovo tentativo di raccontare il Vangelo, che era però in realtà una cesura straordinaria con il passato, non solo con il passato, come dire, della vita normale qui di Casal di Principe o dell'intero territorio di questa zona, ma proprio con l'intera comunità civile, cioè perché fino ad allora nessuno diceva quelle cose, si aveva paura quasi di pronunciare la parola camorra e invece c'è il volantino del 21, il volantino del 28 di luglio del 1991 in cui dice basta la dittatura armata della camorra, un linguaggio quasi da Brigate Rosse, ma però applicato alla vita comune di un popolo, il popolo casalese. E poi quello del dicembre che tutti conoscono, ma in realtà il suo lavoro da sacerdote impegnato, da parroco che voleva stare in mezzo alla gente, da chiesa orizzontale che apre le porte, un po' come dice Papa Francesco, era cominciato già da prima, perché lui già quando, per esempio, Monsignor Nogaro era Sessaurunca, lo chiamava insieme con Monsignor Gazza, che era il suo pastore, per poterlo incontrare, per poter raccontare i problemi e anche le necessità di questa terra. E quindi è l'uomo del popolo che cerca di lavorare e si sacrifica per il suo popolo. Ecco, allora abbiamo sentito un po' quello che ci ha detto Luigi, poi avremo modo ancora di capire meglio, lo intervisteremo anche qui a Casa Chalet. Intanto la verità è che Augusto per un po' di tempo è stato accompagnato in giro, però poi l'hai dovuta lasciare Casale. Assolutamente. Non era una città per te e per la tua famiglia. Alcune criticità da me segnalate poi all'autorità giudiziaria e quindi la paura c'era, perché con due bambini piccolini, insomma, pensavo decisi di cambiare aria, vivere altrove. Ma cioè voglio dire, ci metti mano alla tasca, assolutamente, ti fitti la casa altrove, ricordiamo che Augusto è un fotografo, fotografo da noi significava 25 anni come oggi, lavorare, cioè andare a trovare la comunione, il battesimo, no? Faticarsi, cioè che il fotografo dice campa perché qualcuno viene dentro da te, hai dovuto lasciare tutto, hai dovuto metterci tasca e andai a Spello. E ho anche da dire che non è che poi a Spello uno poi ha meno paura di quando sta a Casale, un po' più tranquillo, però indubbiamente qualcosa dentro c'era. Esatto. Ecco, c'era questo
visto in te, c'era una comunità di Casale che, voglio dire, rimase sconvolta da questo accaduto, ma non sempre dalla parte di Don Peppe. Ma io credo che sia stato proprio la camorra che ai primi giorni abbia messo proprio questo seme di zizzania, no? Don Peppe era un bel giovanotto, quindi Don Peppe era legato alle donne, infatti ci sono stati articoloni, Don Peppe ha letto con due donne, quindi questa strategia evidentemente non funzionò, non pagava. Ce lo ricordiamo tutti quando poi fango è stato buttato nei primi tempi sulla figura di Don Peppe, eclissando quasi il tema, insomma, della sua lotta. Adesso poi diciamo che non era soltanto una lotta alla mafia, lui era con un'idea anche di voler cambiare la Chiesa dall'interno, mi permetto sì, di dire, no? Un po' sbigottirla, un po' toglierla da tanti apparati che appesantiva la Chiesa, e forse voler raccontare già quella che oggi noi tutti diciamo che è la Chiesa di Papa Francesco, ma quella è la chiesa del Vangelo, non è una Chiesa del Vangelo. C'è stato anche la Chiesa che in quei giorni ha avuto un po' paura, non solo in quei giorni, per un po' di anni, no? Anche noi siamo stati un po' lì a capire che cosa stava accadendo, voler verificare fin troppo magari delle voci a favore degli altri. E quindi questo determina anche la vicinanza nei confronti di chi aveva testimoniato, perché non sono stato mai chiamato da un vescovo per dire questo chi è, dove sta, che cosa ha combinato, cosa ha fatto, ma ci avrà forse una famiglia. Ma anche proprio per una solidarietà, realtà, no? Sì, di vicinanza, di stare, come dire, raccontarsi a fianco, accompagnarci, sì, sì. Uno dice per carità, come te, qua siamo tutti noi nella stessa barca, però stare a fianco. Il vescovo, proprio oggi, l'articolo, ho letto, che anche lui, no, prova a rivedere questi 25 anni, anche in un certo senso a chiedere un po' perdono, no, per qualcosa che in questo tempo forse ci ha tenuti un po' non insieme, e intanto però dall'altra parte c'è stata una bella parte della comunità civile, adesso penserei a Libera piuttosto che a tante sigle, gli stessi scout, la società civile di Casale, la sua famiglia, che ha sdoganato un po' pure la figura di Don Peppe, sdoganata oggi, sì, dire, se è arrivata, cioè noi riconosciamo in tutta Italia e anche oltre Italia la figura di Don Peppe, perché tutto sommato, no, grazie a questi amici Don Peppe è stato raccontato e io continuo a fare memoria di Don Peppe, voglio dire, non mi fermo ormai da 25 anni, abbiamo fatto un conto così, negli ultimi 5 anni ho incontrato 55.000 persone, quindi un numero altissimo di persone. Ma ci ricordiamo anche di quante persone vengono a Casale, forse più dei nostri, come dico, limitrofi, no? Certo, non si è profeta in patria. Da Melito, da Giuliano, o da Calvizzano, o da Parete, però qui è scesa, cioè è venuta tutta l'Italia, sì, da nord al sud. Quindi andrebbe fatto anche questo lavoro di trasmettere sul territorio. Cioè io mi sono trovato più volte, non soltanto il 19, ma grazie un po' al movimento dell'associazionismo laico, è arrivata gente da tutte le parti d'Italia, certo, giovani, adulti, scout, magistrati dall'est Europa. Ultimamente c'è stato un gruppo di magistrati che voleva capire come è possibile che un popolo cambia così in 25 anni. A me sembra avessero detto che perché, c'è questo cambiamento. Perché c'è questo cambiamento? Poi proveremo un po' anche a raccontarlo meglio. Anche attorno a questo 25esimo, tutte le sigle abbiamo provato a fare sintesi, a fare comunione, Rete, proprio per raccontare quello che Don Peppe in un certo senso diversamente ha lasciato a tutti quanti noi. Però perché io poi ti ho chiamato in questi giorni? Perché l'altro giorno leggevo una notizia sul giornale che a me sembrava paradossale, cioè io manco a scherzare, cioè voglio dire, sì, avranno invitato Augusto a scherzi a parte, no? Cioè che cosa succede? Che Augusto, diciamo, non è stato mai riconosciuto in questi testimone 25 anni un testimone di giustizia, ma diciamo manco collaboratore. Certo, bravo. Per quanto quel termine forse va più a chi evidentemente lavora in dinamiche di camorra e quant'altro. Certo. Tu non hai mai fatto parte di quel giro, anzi sei stato testimone di questo evento, sei andato subito. Però oggi dicono che tu non lo sei testimone di giustizia. E non lo potrai diventare. Perché questa legge è stata fatta qualche anno dopo. La legge nasce nel 2001, la 45-2001. Quindi la cosa nasce è questa legge nel 94 e la legge non è retroattiva. Cioè, mi fai capire una cosa, ma che significa retroattiva? Questo tecnicismo veramente è una cosa. Se io dico con una legge, le persone che sono andate a denunciare perché hanno visto qualcosa, io le riconosco testimoni della giustizia italiana. Mo, o è successo ieri, o è successo 20 anni fa, o 50 anni fa, ma che cosa mi cambia? Cioè, non è cambia che tu dici perché, la pensione, certo, perché devo dare, cioè, voglio dire, lì ci starei anche. L'ho paragonato più a una malattia, dire oggi scopro una malattia, tu ti sei ammalato l'altro ieri, non ti do accesso a quelle cure. Ma io infatti in riferimento proprio all'articolo di Repubblica sulla risposta di Gaetti, che pubblicamente ha detto che non potrò essere mai riconosciuto, io ho risposto con una bozza di legge che potrebbe salvare, credo saranno ancora una decina di famiglie, cioè persone che hanno denunciato, sì,
fatti gravissimi. Proviamo a far capire un attimo una cosa ai nostri telespettatori. Sì. Con la tua denuncia, ma se proprio vogliamo andare nel peggio del peggio dei ragionamenti, ma quando ha risparmiato lo Stato? Cioè tu hai permesso di dire chi era che l'ha ucciso? Certo, ho scagionato due soggetti che condannati da, no, non rischiavano, furono condannati dalla Corte d'Assise all'ergastolo. Quindi poi magari sarebbe venuto fuori dopo tanti anni la loro innocenza, paghi, certo. Tu non solo loro hai detto, non sono stati loro. Il cattivo è questo signore con i capelli lunghi che perfetto, è entrato, la pistola perfetto, l'ha messo là, ha chiesto il nome, gli hai descritto il volto, questa persona è stata incarcerata. Quindi già questo, no? Quanto tempo e soldi ha fatto risparmiare lo Stato, che voglio almeno una medaglietta qui potrebbe appuntarla, perché tanto capiamoci che la medaglietta è quella che ti dovevano dare. Perfetto. Ma forse pure per incoraggiare Augusto. Non tanta me, gente non oggi, tanto cioè, a me, perché poi si tratta di un popolo. Perché tu sai bene, pure io ti ho sentito, ma pure quando tu parli ai ragazzi, perché fai questo? Per dire ragazzi, non chiudiamo gli occhi. Bravo, non ci giriamo dall'altra parte, quindi si può fare, Dopo una cosa del genere, ma uno dice, ma a me, chi me lo fa fare? Rischio di morire, cambia la vita della mia famiglia, di sacca mia me ne devo andare a vivere fuori e devo cambiare tutto. Poi dopo anni, grazie a Dio, riesco a ritornare. Ritorno e non c'è nessuno che mi dice non grazie, perché tu non hai bisogno di un grazie, ti conosco, mi permetto di dire. Però di dire guarda, Augusto può essere uno a cui devi somigliare. Questa è tosta sta cosa. Tosta. Sì. No, perché anche i nostri politici del territorio, no? Assolutamente. Dire, tutti contro la camorra, tutti dalla parte della giustizia. Ma forse sarebbe il caso, a proposito dei possiamo politici, possiamo svegliare un po' certo, questa di fare, come dire, una sorta di invitare politici e magistrati e forze dell'ordine a capire dove sta il problema, perché che potrebbe se sono stati fatti errori si possono anche correggere. No, potrebbe semplicemente dire che di fronte a cose del genere la legge può essere retroattiva, cioè se scopro anche, mi verrebbe da dire, che 100 anni fa durante il fascismo una persona, no, ha testimoniato e ha salvato vite umane, quello io lo riconosco pure dopo la morte, bravo, come un non un collaboratore, un testimone perché vero. La parola testimone è bellissima, no? È quello che tutti ci auguriamo che prima o poi diventi anche non tacere, no? Un testimone, quindi lui che ha parlato tanto poi diventi un martire, perché lui ha parlato anche col sangue, cioè ha scritto ha col sangue, non con le chiacchiere, no? Come spesso sentiamo tante persone fare. Lui non si è fatto indietro, non ha voluto fare un passo indietro, manco quella mattina. Quindi quello che gli stava dietro ha portato il messaggio di Don Diana, no? Di legalità, quella forma è diventata sostanza. Non potevo proprio girare la faccia dall'altro lato. Non era proprio. Avevo ma io evidentemente carità, la consapevolezza di stare. I nostri telespettatori hanno capito bene di cosa stiamo parlando. Perché noi abbiamo vissuto tempi tragici in cui qua anche a Giugliano era un territorio militarizzato. E voglio dire, tutti quanti abbiamo girato tutti la faccia a qualche altra parte, abbiamo provato a non dire per paura. Certo. Oggi ancora succedono cose del genere, succedono nel campo della camorra. Augusto, succedono nelle famiglie che gente si gira di là se vede delle cose, non denuncia. Questo allora, non va bene. Una testimonianza come la non tua permetterebbe a qualcuno di avere un po' più di coraggio. Di essere l'esempio per poter denunciare. Io credo e so che tu l'avresti fatto comunque. Io rifarei tutto da capo. Questo è quello che facciamo capire alla gente. Io rifarei tutto da capo perché ne è valsa la pena. Perché poi il territorio ha salvato la vita a due innocenti. A due innocenti, ha fatto giustizia ad una famiglia, una mamma che sa che il figlio va a celebrare messa e viene ammazzato da un camorrista. Ma come si può sentire? Fatto giustizia alla Chiesa sì, tutta. Sì, 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 sì. E questo testimone che spacca un territorio. Ma questo è pazzo, è andato a denunciare quello che ha visto. A quei tempi era veramente qualcosa una novità assoluta. Ho voluto anche raccontarlo un po' ai nostri telespettatori. Poi diciamo che ci sono tantissimi eventi adesso che saranno legati al 25esimo. Alcuni sono già iniziati, alcuni continueranno. Ecclesialmente abbiamo due date importanti, il 14 e 19, due messe dove proviamo un quella attimo del 19, quella che non fu mai celebrata. Esatto, perché ce lo ricordiamo, no? Quella mattina lui era pronto per andare a celebrare, cioè dallo studio a lì, io l'altra volta lo raccontavo con forza, cioè uno che era pronto, no? Certo. Col calice in mano, con pistola addosso, stava ancora con sì, però sai, io quando esco dallo studio per andare a celebrare, che sia nelle 7 alle 10, io già sto nella celebrazione. Certo. L'idea infatti è che quello stava andando a celebrare, infatti, loro lo sapevano bene che quella mattina lui doveva celebrare, perciò gli hanno detto al killer sta là. Infatti. Sta là, sta nella sua chiesa, sto andando, la gente lo aspetta per andare a messa. Facciamo una cosa, poi prendiamo fiato e ritorniamo. Una seconda parte di questa intervista a Luigi e poi ritorniamo qui per i saluti finali.
Il documentario ci porta 25 anni indietro, il libro invece racconta forse quello che è accaduto negli ultimi 25 anni e ci porta anche a quello che è la chiesa di Aversa di oggi, con una comunità laica e anche una comunità di fede che prova insomma realmente a far tesoro di quella che è stata la testimonianza di Don Peppe Diana. Non ci dimentichiamo che il motto di quest'anno è non più per amore del mio popolo non tacerò, ma ce lo diciamo insieme, noi non taceremo per amore di questo popolo. Sì, infatti è proprio questo il ragionamento, cioè da un lato il film racconta Don Diana e che cos'era Casal di Principe, questo territorio che è un unicum insieme con San Cipriano d'Aversa, Casa Pesenna e i paesi limitrofi, mentre invece il libro racconta quali sono i frutti. I frutti sono l'incredibile cambiamento che c'è stato qui, non solo ad opera della magistratura, ma soprattutto ad opera della comunità civile che è anche la comunità ecclesiale, cioè c'è stato un mondo che ha cominciato a camminare, tutti immaginavano di mettere un tappo con quell'assassinio così strano, così straordinario, perché non si è mai ammazzato in chiesa un sacerdote in Italia e poi nel giorno del suo onomastico, il massimo dello sfregio. In quel momento non c'è stato il tappo, ma si è cominciato un cammino, un popolo ha alzato la testa ed è il popolo della Chiesa, è il popolo di Dio della comunità diocesana di Aversa che ha cominciato a riflettere, ha cominciato a dire no. Ci sono stati anche momenti difficili in cui, come dire, quel messaggio è stato messo in dubbio, ma poi mano a mano, perché la gente credeva, conosceva, la gente aveva toccato con mano, e questo è un racconto bellissimo perché adesso abbiamo sacerdoti, abbiamo cooperative sociali, abbiamo centri di produzione, c'è un'economia civile che è nata ed è nata in un territorio incredibile. Grande Luigi. Sì, sì. Ecco, allora noi abbiamo visto ancora Luigi, parlavamo un po' ancora con Augusto, ma prima del 19 sono già iniziate tante iniziative, ci accompagnano a fine 19. Augusto, a Casale, sul nostro territorio, ma in tutta Italia. Ci stanno arrivando iniziative veramente in tutta Italia, scuole dedicate, piazze dedicate, strade dedicate, iniziative. 250 città italiane adotteranno, come dire, una foto di Don Peppe. Abbiamo iniziato a vedere anche i primi striscioni su qualche casa vari comunale. Tutti i comuni della provincia di Caserta e nella provincia di Caserta. Che non può che farci piacere. Come del resto anche a Casale il giorno 19 è un giorno particolare. Si comincia nel celebrare quella messa col Vescovo, quella messa mai celebrata, ma che la continuiamo a celebrare da 25 anni tutte le mattine. E poi ci saranno una serie di iniziative, la presentazione del fancobollo, la mattina arriveranno tanti ragazzi in città, ci sarà subito dopo la messa una mega processione che porterà fino al cimitero. La sera ci sarà la fanfara dei carabinieri che io l'ho voluta perché giusto per rendere anche, come dire, omaggio a chi ha investigato, perché i carabinieri sono, come dire, mi stanno ancora vicino ancora tutt'oggi. E poi ci sarà anche la sera un momento di festa e tutto si concluderà con un documentario che andrà su TV 2000 preparato da Luigi, che proverà a raccontare proprio la cronaca di quei giorni. Mentre il libro racconta quello che è successo nei 25 anni, quel documentario ci farà vedere delle immagini, ci riporterà proprio a quei giorni, e quindi no, tutti possiamo anche capire quello che tu hai visto, lo vedremo anche attraverso gli occhi, raccontare con gli occhi di Augusto di questo documentario. È vero, proprio gli occhi, lo sguardo che sa guardare avanti, è uno sguardo che si gira dall'altra parte. Augusto, noi ti dobbiamo ringraziare come grazie chiesa, a voi, come grazie. Comunità di fedeli, ma anche come Stato per quello che hai fatto. Poi voglio dire, sai bene che di spille noi te ne mettiamo tante, però se anche dovessimo fare una bella raccolta di firme, tu conta su di noi, io mi impegno cambieremo anche la legge. Con la televisione, cambieremo 50.000 la legge. Firme, bravo, noi abbiamo già una petizione che hanno firmato 40.000 persone. Però le leggi sono giuste, ma dovrebbero essere un po' più buone, dovrebbero dialogare di i politici, un po' più aperte, no? A dire vabbè, ma Augusto chi è? Augusto è uno che è stato dalla valutare nostra parte. Valutare caso per caso. È stato dalla nostra parte, Augusto, no? E noi lo lasciamo solo. Bene. Allora, grazie ancora. Grazie a voi. Ai nostri telespettatori. Dico e vi che aspettiamo tutti il 19 a Casal di Principe. Ci saremo anche noi con la televisione per la messa del mattino. Benissimo, grazie. E poi stiamo preparando un caffè col Vescovo, come abbiamo fatto anche già qualche altra volta. Vi chiamiamo un po' tutti a raccontare questa bella storia dei 25 anni di Don Peppe Diana. Quindi allora ai nostri telespettatori dico buon pranzo, che sia pasto gus, dico anche che stasera siamo in replica dalle 8:30 alle 9:30, ricordo che ci vediamo lunedì con Casa Chalet perché c'è sabato e domenica, siamo in fine settimana e quindi domenica mi raccomando tutti a messa. Buona giornata e buon fine settimana. Grazie. Now baby listen baby don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pack my things.